peccati ci conduca alla vita eterna. Apostoli, quelli che erano stati battezzati erano perseveranti nell'insegnamento degli Apostoli e nella comunione, nello spezzare il pane e nelle preghiere. Un senso di timore era in tutti e prodigi e segni avvenivano per opera degli Apostoli. Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comune. Vendevano le loro proprietà e sostanze e le dividevano con tutti, secondo il bisogno di ciascuno. Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva a quella comunità quelli che erano salvati. Parola di Dio. Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Sia benedetto Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha rigenerati mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per una speranza viva, per un'eredità che non si corrompe, non si macchia e non marcisce. Essa è conservata nei cieli per voi, che dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede in vista della salvezza che sta per essere rivelata nell'ultimo tempo. Perciò siete ricolmi di gioia, anche se ora dovete essere, per un po' di tempo, afflitti da varie prove, affinché la vostra fede, messa alla prova, molto più preziosa dell'oro, destinato a perire e tuttavia purificato con fuoco, torni a vostra lode, gloria e onore, quando Gesù Cristo si manifesterà. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Ho cercato subito di accaparrarsi gli vescovi, ma uno è alla beatificazione a Roma, l'altro era quattro impegni, comunque ha fatto lo sforzo di venire ieri sera. Insomma, abbiamo rimediato con il sottoscritto, che poi non è proprio una rossa piacevolissima, quindi purtroppo io, va bene. Allora, due cosette. Partiamo da questa pagina biblica, che praticamente è la conclusione originaria del Vangelo, del quarto Vangelo, del Vangelo di Giovanni, poi successivamente la comunità, il gruppo dei discepoli, del maestro di Giovanni, ha pensato bene di aggiungere un altro capitolo che è uno splendore. Comunque fermiamoci sulla conclusione, che possiamo dividere in due ambiti, sono due porte, due quadri. Nel primo quadro, sono velocissimo, insomma, per acciuffare un paio di suggestioni. Nel primo quadro il protagonista è il risorto che entra con le ferite della passione e augura in maniera medio orientale, la pace. Salam in arabo. È un augurio, ma non è come il nostro come va, stammi bene, busse il frus, mandi, non sono auguri così formali, cordiali, ma superficiali. Quando il Medio Orientale augura la pace, consegna un pezzo di pace, e qui è il risorto che impianta la pace, interessante. Per i cristiani sparsi nel mondo intero, perché sempre e dovunque
siano testimoni della misericordia di quel Dio che ha compassione dell'uomo e lo solleva dalle sue miserie. Preghiamo. Mostraci, Signore. Per i tanti lavoratori che vivono nell'incertezza del domani, per coloro che soffrono i disagi della disoccupazione, per quanti nel mondo intero sono vittime dello sfruttamento e di una società ingiusta, preghiamo. Mostraci, Signore.